Arrivano finalmente gli importi aggiornati dei bonus bollette, ma diminuiscono i possibili beneficiari. Perciò vediamo tutto nel dettaglio. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo Focus Previdenza torniamo ad occuparci dei bonus sociali e in particolare del bonus idrico. Come sappiamo, si tratta di un'agevolazione sulla bolletta dell'acqua. Spetta in automatico a quei nuclei familiari in condizione di disagio economico e che quindi rientrano in una determinata soglia ISEE. E se nel 2023 questa soglia era salita a 15.000 euro, per il 2024 torna a scendere. Perciò possono beneficiare del bonus idrico i nuclei familiari con un indicatore ISEE inferiore a 9.530 euro, oppure, in alternativa, i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e con un ISEE non superiore a 20.000 euro. Per quanto riguarda gli importi per il bonus idrico, non c'è una vera e propria tabella. Infatti, l'agevolazione garantisce 18,25 metri cubi di acqua gratuiti su base annua per ogni componente del nucleo familiare. Ad esempio, una famiglia di 4 persone riceverà 73 metri cubi di acqua l'anno gratuiti. Ma per sapere quanto spetta con precisione bisogna consultare il proprio gestore idrico oppure il call center dello sportello per il consumatore di ARERA. Questo perché per ogni zona geografica e per ogni gestore le tariffe potrebbero essere differenti. E per ora è tutto, al prossimo Focus. Radio UCI Focus.